Veniamo ad un altro sport, direttore, anzi facciamo così, più sport. Parliamo delle Olimpiadi 2026, ci saranno le Olimpiadi a Milano e a Cortina. Buona notizia? Buona notizia, Abbiamo gli assolutamente sì. anticorpi? Abbiamo gli anticorpi, dobbiamo dimostrarlo. Io dico che è una buona notizia in questa chiave. È verissimo tutto quello che abbiamo raccontato, scritto ancora No, oggi. aspetti, perché Osho cos'era? Era Osho, Era vero? Osho, sì, poche Dico, no, ore le dopo faccio leggere il l'annuncio. commento che è carino. Giochi invernali 2026, ci sono tre indagati. No, diciamo che ci porta dritti appunto al tema degli Esattamente. anticorpi. No. Scongiuriamo la profezia di Osho. Sì, no, dicevo, è una buona notizia in questo senso. Se non giochi le partite, sicuramente non vincerai mai un campionato. Dimostriamo, perché è vero che in passato, in tutte le altre circostanze, non solo in Italia, ricordiamo i mondiali di calcio d'Italia 90, i mondiali di nuoto, ne abbiamo combinati di pasticci, in Sì, parte diciamo, anche non è solo un Expo. pregiudizio, ecco, No, no, mettiamola no, così. no, alcuni dati Ci oggettivi sono ci dei sono, dati. così come è oggettivo che tutte le Olimpiadi invernali o estive fatte in tutti gli altri paesi nel corso degli ultimi 50 anni hanno determinato uno sforamento dei costi fino al 400%. Però, insomma, abbiamo un'opportunità, facciamo vedere che lo sappiamo fare meglio degli altri. Io dico questo, accettiamo la sfida, proviamoci, perché se le sfide le rifiuti pensando a Cioè, se priori che rinunci. non ce la fai, beh, allora perdi tutti i treni che ti passano a fianco. Il treno ci riporta la TAV Riporta la volendo. TAV e guai, per carità. Esatto.